Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo dell'approvazione da parte dell'organo legislativo regionale della seconda variazione di bilancio della legislatura. Approvata a maggioranza la seconda variazione di bilancio della Regione Toscana. Hanno votato a favore del provvedimento PD e Italia Viva. L'intervento illustrativo del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio, Giacomo Bugliani, sui provvedimenti di natura finanziaria e programmatoria. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Sì, un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEF, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la legge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere, ed è da tanti anni che non si investe molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica, e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro, perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio. Contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, approvati anche alcuni atti collegati. Si è trattato di una discussione molto articolata perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del comune, perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime, e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana.
e non c'è un'idea verso il futuro. Le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere pur non riuscendo a saldare quello, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Il Presidente Gianni ha presentato un pacchetto di emendamenti a seguito dei contributi emessi anche dal confronto nelle commissioni, rivelando di aver fatto propri per velocizzare l'iter anche emendamenti presentati dai consiglieri regionali, tra gli argomenti a tenere banco il payback in sanità. All'unanimità l'Aula del Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che affronta il delicato tema dell'affettività legato alla disabilità. Ha ricevuto il consenso unanime dell'Aula di Palazzo del Pegaso la risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità. La proposta di risoluzione impegna la Giunta ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni per avviare un'azione interlocutoria con il Governo, oltre che di stimolo nei confronti del Parlamento. La Regione Toscana oggi ha dato un grande segnale di unità su quello che è un tema fondamentale, il supporto all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone gravemente disabili e per le loro famiglie, che troppo spesso sono abbandonate dalle istituzioni non sapendo come gestire quello che può diventare un vero e proprio problema serio quando non si hanno gli strumenti per una piena educazione, ma anche una piena scoperta del proprio corpo, dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e funzioni che sono assolutamente naturali, ma che per troppe persone ancora oggi sono precluse. Ci tengo a ringraziare soprattutto i consiglieri e le consigliere di opposizione che hanno dimostrato di comprendere e sostenere questa risoluzione che appunto arrivando in Consiglio regionale in una mia mozione ha riformato come la Regione Toscana, terra di diritti e per i diritti, non intenda mai lasciare indietro nessuno. Con questa risoluzione abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità. Noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. Io voglio ringraziare il consigliere Emelio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'Aula, e devo dire recepita da tutti, passata un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. In cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente
questa legge che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente. È un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Spazio all'arte adesso con le creazioni di Lorenzo Lazzari. Nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra di Lorenzo Lazzari dal titolo Déjà Vu. Nato a Firenze nel 1956, dove attualmente vive e lavora, Lazzari dagli anni 90 rivisita in modo estremamente personale tracce e suggestioni della pittura classica dei grandi maestri toscani del 400, ma anche di artisti pop e dell'arte povera. È una bellissima occasione per festeggiare e mostrare ai cittadini e alle cittadine un pittore nostro che ha il suo studio qua e che è anche conosciuto, ma ci regala una retrospettiva, 30 anni di lavoro, con un titolo molto suggestivo, Déjà Vu. Sono cose mai viste, ma in realtà sono sguardi mai visti su cose già viste. Quindi è un bel paradosso quello che ci propone, perché la realtà, anche consueta, appunto già vista, ci appare però in una luce, in una prospettiva tutta nuova. Questa è la grande capacità degli artisti, che è quella non di regalarci la loro prospettiva, ma di regalarci una prospettiva per noi nuova sulle cose. Ho iniziato con quel quadro dove c'è un carro armato, perché io nel 92 feci un quadro che non ho portato, dove c'era un mare bellissimo, insomma un mare molto tranquillo, e sull'orizzonte praticamente c'erano tutte barchettine da guerra. Era un giochino, ma era perché c'era la guerra del Golfo, cominciò la guerra del Golfo nel 92. Ci si ritrova dopo 30 anni, io ho fatto i miei percorsi, i miei pensieri e tutto quanto, però ci si ritrova a ritrovarsi nel 2024 a una guerra alle porte di casa. È un cancello con una guerra dietro. Perché questa è la distanza oramai, capito? Quindi questo per capire come ho pensato questa mostra. Però i quadri attraversano dai 99 adesso vari periodi. Allora, Déjà Vu è un percorso intero di Lazzari che ho conosciuto relativamente in tempi brevi, per cui ho dovuto fare una, diciamo, scorpacciata di opere, e però da questa scorpacciata è venuto fuori proprio il vero filo conduttore dell'opera di Lazzari. Io ho scritto che è un'opera diciamo apparentemente leggera, mentre in realtà se noi guardiamo questi pesci c'è sempre un assembramento, quasi ci fosse da una parte un horror vacui e dall'altra uno spazio incombente. Quindi questi personaggi, questi spazi pittorici diventano un teatro in cui recita la solitudine. E questa è la chiave di lettura dell'intera opera. Ed è un'opera dipinta sempre con toni molto leggeri, con figure che sembrano quasi essere assorbite dalla tela. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.